Trova uno spiraglio tra i rifiuti l'incendio che cova sotto la sterpaglia. Piccole colonne di fumo si sollevano alle spalle dei vigili del fuoco sotto il cavalcavia della ferrovia trasformato in discarica. Questa è una tubazione per irrigazione per i campi. Questo è asfalto, diciamo, per le coperture mandi di compensazione. Un po' di tutto. Hanno lasciato anche un fustino sotto il pilone. No, è pieno. Prima di sollevare il coperchio, i vigili del fuoco dovevano misurare eventuali radiazioni. Non sappiamo all'interno che tipo di sostanza ci possa essere. Questa è la terra dei fuochi, tonnellate di rifiuti e scarti industriali nascosti negli anni sotto il terreno di 90 comuni tra le province di Napoli e Caserta. 7 impianti di smaltimento dati alle fiamme dall'estate, una guerra dichiarata dalle aziende e dei gruppi criminali che vogliono il ritorno all'emergenza. Ormai qui è una discarica abusiva come tante altre che stanno sul territorio. Qui è cambiato persino il paesaggio. Questo terreno, tra i campi di broccoli di Marcianise, doveva essere un deposito temporaneo, ma i rifiuti non si sono più mossi. Ora è una collina di spazzatura che tutti chiamano il panettone. Lavorazione testa. Se le vedete, tutte fabbriche che fanno lavoro in nero e poi abbandonano qua. I cittadini si sono organizzati in comitati per prevenire i roghi. E questi qua, adesso viene qualcuno, li brucia e poi ecco che viene la terra dei fuochi, i roghi e tutto. Si fanno largo tra i sacchi neri per le strade di Orta di Atella. In questo piccolo comune sono spuntate decine di aziende tessili, fabbriche improvvisate nei sottoscala che lasciano qui gli scarti in attesa che qualcuno appicchi il fuoco. Da quella parte là arriva un odore sgradevole e brutto che fa male allo stomaco e ti arriva alla gola. È un disastro qua, veramente. Io prego che qualcuno faccia qualcosa perché non ce la facciamo più. Fin qui il caso rifiuto.